Benvenuta Renato Soru. Grazie. Allora, lo conoscete, ma europarlamentare, presidente della regione Sardegna, segretario regionale del PD, imprenditore, padrone di Tiscali. Allora, è una vicenda forte, emblematica, che immagino ci vorrà raccontare. Perché è stato indagato, processato, condannato a 3 anni di reclusione in primo grado per evasione fiscale, poi assolto in appello lo scorso 7 maggio. Allora, cosa è successo? Ci racconta. Ah, non so se è emblematica, è una storia che è accaduta a me e succede a tanti. Io me ne faccio una ragione, pensando che nella vita di ciascun uomo ci sono degli incidenti di percorso. La vita non è una strada in discesa, no? A me è capitato questo, è capitato di confrontarmi spesso con la giustizia, è sempre assolto, e possono capitare incidenti peggiori, quindi non mi... Allora. L'approccio è molto tardo, però è successo. Allora, di cosa l'accusavano? Sono stato accusato di evasione fiscale, con una storia, è nata di fatto in una trasmissione televisiva non diversa da questa, in cui un signore a Londra ha detto che nella sua attività di costituzione di società per imprese, per imprenditori italiani, aveva fatto una cosa anche per me, una società anche per me che si chiamava Andalas. Ne è nato un'indagine, sono stato accusato di evasione fiscale, e naturalmente per me in quel momento lì è stato durissimo, poi io facevo politica. Lei faceva politica poi ai tempi di Berlusconi, sì, quindi con anche un grande peso sul lato morale del comportamento pubblico. A un politico, se gli togli l'onore e la dignità, gli hai tolto tutto, no? Come un violinista, quindi effettivamente a me il mondo mi era crollato addosso. Come spesso accade, il processo non ha atteso le aule del tribunale per svolgerlo, si è svolto nei media con delle notizie persino ribaltate. All'inizio si diceva che io avessi impoverito la società e sottraevo soldi alla società per trasferirli all'estero. Poi nel processo è emerso che il viaggio era esattamente il contrario. Io ho partecipato all'aumento di capitale trasformando un mio prestito alla società in capitale di rischio. Quindi è esattamente il contrario. La società non mi aveva restituito i soldi e io li ho lasciati alla società. Però in primo grado arriva una condanna pesante, no? Sì, arriva una condanna pesante. E io anche lì veramente è stata un'esperienza, non me ne faccio un crucifisso. Siamo a maggio 2016, no? Siamo esattamente il 5 maggio 2016. Per quanto riguarda i processi, per quanto riguarda la giustizia, la colpa e la condanna fa spettacolo, la soluzione è l'innocenza. Come vede, ora la stiamo esponendo. Infatti la ringrazio molto. Dunque, perché arriva la condanna, invece poche settimane fa, pochi giorni fa, arriva l'assoluzione. Allora, sì. Una soluzione che dice l'evasione c'è stata ma non è colpa sua sostanzialmente. No, dice una cosa molto più articolata, infatti bisognerà vedere anche la sentenza. Intanto, appunto, io non mi lamento perché un giudice mi ha condannato, poi un collegio di 3 giudici mi ha assolto, quindi non me la prendo con la giustizia. La giustizia a me mi ha reso giustizia. Però che dice? Che ci sono stati degli errori contabili che non sono ascrivibili a lei sostanzialmente. E in realtà io sono stato accusato anche per un aspetto veramente formale. Ho perso dei soldi perché li ho prestati alla società che non me li ha restituiti. Però dal punto di vista formale la società con delle azioni mi ha restituito, secondo il fisco, il capitale e gli interessi. Ma siccome in maniera trasparente io l'ho sempre fatto col mio nome, come persona fisica, non potevo sommare attivi e passivi. Per cui i passivi sparivano e l'attivo andava tassato. Per cui sono stato tassato per una perdita. Però lei ora risarcisce il fisco, no? Di 8 milioni di euro in qualche misura. Sì, io alla fine ho pagato 7 milioni, di cui parecchio più della metà sono oneri, ammende, sovrattasse, parecchio più della metà.
Tenga presente che ho pagato 3 giorni prima che arrivasse il provvedimento di rottamazione delle cartelle dell'ottobre scorso. È stato pure 3 giorni prima. Troppa voglia. Senta. Sì, perché avevo voglia proprio di elezioni. Dunque, lei ha altre questioni ormai ancora in sospeso, no? Ma a questo punto si fida. Io ho avuto un sacco di processi, ne ho avuto diversi processi, ho avuto diverse indagini. E ho fatto esperienze anche diverse con la giustizia. Per esempio, quando ero presidente della regione, fui accusato di aggiottaggio. È stata condotta un'indagine in maniera segreta, come sempre dovrebbe essere, e poiché non c'era merito, materia da contendere, nessuno ha avuto niente da dire. Poi ho avuto anche processi che sono nati nei media, quando ero presidente della regione, dove sono stato assolto in primo grado, in secondo grado e in terzo grado. A questo proposito direi che un giusto processo richiede che un cittadino assolto in primo e secondo grado non sia chiamato, diciamo, dallo Stato. Sì, c'è pure chi dice al primo. Senta, allora, Renato Soru, chi ama la politica, l'ha sempre immaginato in qualche misura contrapposto alla figura di Silvio Berlusconi, no? Eravate tutti e due imprenditori, lo siete ancora, e avete fatto una politica... Lui era bravo e simpatico, io meno bravo e ci ho sempre detto che ero meno simpatico. Però, diciamo, eravate due facce abbastanza contrapposte all'epoca della... Sì. Lei con questa esperienza ha ammorbidito il giudizio verso certe posizioni che anche nei confronti della giustizia ha preso Silvio Berlusconi? Si sente in qualche minuto, in qualche misura, di compatire, nel senso di provare la stessa passione del presidente Berlusconi nei confronti dei temi della giustizia? Guardi, dico una cosa che non ho mai detto. C'è stato, io l'avevo calunniato per, l'avevo denunciato per calunnia, lui sul palco di un comizio in campagna elettorale dice, sai, perché solo si è fatto dare 25 milioni di euro da una società, un'accusa infamante, totalmente sbagliata, c'era un processo in corso, il processo che appunto mi ha visto assolto in primo, secondo e terzo grado, io l'ho denunciato, era il momento in cui lui sembrava che stesse definitivamente abbandonando la politica, aveva superato gli 80, quindi una storia anche abbastanza recente, di 2 anni fa. Insomma, io ero talmente stufo di frequentare le aule di giustizia che non ci volevo andare nemmeno per accusare Berlusconi. E l'ho chiamato e gli ho tolto la denuncia. E lui mi chiamò per ringraziare. Cosa ha imparato in 2 parole? Cosa ha imparato? Ho imparato che un processo è didattico. È quasi come per lo psicanalista, la psicanalisi didattica. Prima di psicanalizzare gli altri... ci passa pure lui per il suo maestro. È un'esperienza di vita importante, per cui dobbiamo stare attenti a quando rinunciamo alle libertà, a quando rinunciamo ai diritti, compreso il diritto del giusto processo, compreso il diritto di essere considerato innocente fino a prova del contrario, perché se ci rinunciamo, perché magari ci fa piacere, perché quello lì è un nostro avversario politico, piano piano... questa cosa diventa naturale e prima o poi toccherà a noi, o alla nostra parte, o ai nostri amici, o alla nostra famiglia. Allora ci accorgiamo di quanto sia una barbarie il processo svolto fuori dalle aule di giustizia. Renato Soru, complimenti, grazie per essere stato con noi.